Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post grande schermo. All'indomani dell'8 marzo vogliamo raccontare una storia di donna. Nome di donna è il titolo del nuovo film del regista della Meglio Gioventù, Marco Tullio Giordana, protagonista Cristiana Capotondi nel ruolo di una ragazza madre, Nina, vittima di molestie sul luogo di lavoro. Ma lei si ribella e dice no, un tema di grande attualità nel mondo dello spettacolo e non solo. Lei ha un contratto per una sostituzione estiva, però se avrà lavorato bene a fine estate non escludo che possa essere assunta. Nina Cristiana Capotondi è una ragazza madre che grazie a un prete di campagna trova lavoro come assistente in un centro per anziani. Il dottore vorrebbe vederla domani dopo il turno nel suo ufficio. Ben presto diventerà oggetto delle morbose attenzioni del direttore finanziario del centro, Valerio Binasco. Ci vediamo dopo domani, dopo il lavoro, alla stessa ora. Ma allo stesso turno? Non si cambi. Questo modo di corteggiamento ambiguo, magari per qualcuna può essere anche intrigante, lo vediamo nel film. E poi arriva il mio personaggio che, tutto sommato, non ha voglia di ambiguità, non ha voglia di compromessi. È una ragazza madre, viene già da una grandissima delusione e decide, anche perché si rende conto che c'è un sistema molto violento che poi le impone il silenzio, decide di rompere una cortina. Perché non me l'hai detto che era un figlio di puttana? Forse hai capito male. No, e tu lo sai. Quello che offenderebbe me e quello che ha offeso Nina è questo senso di minaccia, di imposizione, di una certa modalità di stare al mondo, di una certa modalità di guardare le cose e della presa di coscienza che, sai, per lavorare si deve anche. Mi riferiscono che lei va in giro a raccontare delle cose gravi sul mio conto. Noi non ci conosciamo neanche, è la prima volta che ci vediamo. Ma Nina, al contrario di altre sue colleghe, deciderà di non tacere, di denunciare, mettendo in gioco tutto, anche se stessa. Una volta li chiamavano complimenti. Nome di donna è il grande pregio di mettere in campo tutti i punti di vista intorno a un tema esplosivo, quello delle molestie, che da tempo occupa ampio spazio sulle pagine dei giornali, anche con riferimento al mondo dello spettacolo. Vediamo se l'aiutano le colleghe. È stato un polverone enorme, no? È stato un polverone ed è ancora molto confuso, quindi non ho un'idea chiara. Quello che credo è che il nostro mestiere abbia una visibilità che altri mestieri non hanno e per quello questo film è determinante, perché in qualche modo accende una luce e vuole iniziare un percorso che deve andare a tutelare delle categorie professionali che non riescono ad avere la voce che ha, per esempio, un'attrice, una sceneggiatrice, una produttrice, una sportiva. Assumersi la posizione anche scomoda, perché poi immediatamente tutti ti criticano, tutti ti additano, eh sì, però siete delle privilegiate qui, là su, giù, di sostenere e denunciare la cosa. Io personalmente penso che fanno bene, che sono coraggiose, che sono brave. E che questo magari invoglierà anche altre donne che lavorano in un settore meno evidente, meno visibile e meno compatto anche a fare la stessa cosa. Ci devi pensare bene, Nina, perché se decidi di farlo, ci può succedere di tutto. Cari amiche e cari amici, se volete, questa sera alle 22:30 vi aspetto con Effetto Notte su TV 2000 il nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In studio con noi ci saranno Nicolas Vaporidis e Matteo Branciamore che ci racconteranno una carriera di successi, ma anche il loro ritorno al cinema. Il post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000. Arrivederci.